Accolto da Nixon, giunge a Washington Celal Bayar, presidente della Repubblica Turca. È in viaggio di vacanza dall'Atlantico al Pacifico. La capitale tributa festose accoglienze allo statista settantenne, diretto ora alla Casa Bianca. Gli sarà conferita la Legione al Merito, la più alta onorificenza che l'America dia ad uno straniero. I fotografi scattano l'incontro delle due signore e quello cordialissimo dei due presidenti. A Santa Francesca Romana, nozze di Gianni Echt Lucari e dell'attrice Tania Weber. Testimoni per lo sposo Rodolfo Crespi e l'ingegner Bandini, per la sposa Ponti e il barone Magnano. Con intima commozione Tania ascolta da Monsignor Galletto le parole che suggellano l'unione. E i testimoni sanno di firmare sul lato nuziale la prima pagina di una vita che sarà tutta accompagnata dalla gioia di questo inizio. Così auguriamo. Proprio lui, cioè proprio lei. Sì, insomma, Christina Jürgensen. Il suo esordio di stella in un varietà di New York è l'ultima tappa per ora di una straordinaria avventura. Si ricorderà che Christina è l'ex soldato americano trasformato in donna da un'operazione chirurgica. In un anno ha affinato il sorriso, si è armonizzata con la nuova personalità in cui da prima si muoveva un po' brusca e provava un certo impaccio. Applaudite le sue canzoni sorpresa. Per farle una tosse da donna forse ci vorranno altri chirurghi.